Ciao, sono Giada, Project Manager dei prodotti Texa dedicati alle linee revisione. Oggi vi voglio parlare del test OBD nel sistema MCTCnet 2 e di come RC3 rappresenti la soluzione migliore per eseguire questo tipo di prova. Il test OBD è obbligatorio per i veicoli della categoria M1 ed N1 immatricolati a partire dal 1 settembre 2009. Questo test prevede la verifica visiva e strumentale della spia 1000, la lettura dei readiness test e di tutti gli errori presenti in centralina. Una novità introdotta dalla normativa è la lettura dei dati OBFCM di consumo dei veicoli. Questi dati verranno letti automaticamente per tutti i veicoli immatricolati dal 2021 in poi. RC3 è già conforme ai nuovi requisiti normativi e per attivare il test OBD è sufficiente aggiornare ETS, il software Texa dedicato alle linee revisioni. Una volta aggiornato, basta avviare la prova OBD e collegare lo strumento alla presa diagnostica del veicolo. Ora vi mostrerò come effettuare un test OBD su un veicolo. Come prima cosa, assicuratevi che il PC stazione sia correttamente configurato per poter lanciare il software ETS Scan Tool. Se la prova OBD è prevista per il veicolo in test, è sufficiente lanciare la funzione OBD e collegare la presa alla presa diagnostica del veicolo. Con l'aiuto di Exone Voice vi faremo vedere come effettuare una prova OBD. È sufficiente lanciare il software ETS e premere Avanti. Il primo controllo richiesto è quello visivo della spia 1000. A motore spento, accendi il quadro e verifica che la spia 1000 sia accesa. Poi riportalo in ETS e premi Avanti. Lo step successivo è la lettura strumentale dello stato della spia 1000. Se il veicolo è immatricolato dopo il 2021, lo Scan Tool leggerà automaticamente i dati di consumo OBFCM del veicolo. Nel caso in cui il proprietario si opponga, è sufficiente selezionare il campo Sì. Poi premere Avanti. In questa schermata è possibile visualizzare i readiness test. Ultimo passaggio invece è la verifica di errori presenti nel sistema OBD. In questo caso non sono presenti errori. Premendo Avanti si possono vedere i risultati della prova. In questo momento si può procedere all'esportazione dei dati e alla generazione del file OBD. Il test OBD è terminato.